E benvenuti e bentornati ragazzi e ragazze qui su Parliamo Nerd. Ci siete finiti per caso? Eravate iscritti? Beh, se ci siete finiti per caso, iscrivetevi perché siamo al secondo capitolo di Devil in Me. Dopo aver portato praticamente in compagnia del buon Aldo, che ovviamente quest'oggi, ovviamente quest'oggi per un po' è riuscito a doppiare il buon Freyer. Era in fase praticamente del doppiaggio del buon Freyer. Esatto. Ma siamo comunque, come dicevo, siamo qui forse pensando in fase di, ragionando in fase di post-produzione, magari il prodotto Super Massive migliore dopo, continuiamo a ripeterlo, dopo Until Dawn e la trilogia, la prima trilogia di Dark Picture Anthology. Sì, questo quarto capitolo, esatto, che speravamo rimanesse ambientato effettivamente nell'Ottocento come nella fase del prologo, però ovviamente come di consueto ritorna sempre il team di giovani ragazzi nei tempi moderni. Ovviamente non perdiamoci troppo in chiacchiere e iniziamo il secondo episodio di The Devil in Me. Ovviamente, non prima della nostra sigla. Siamo Charlie, camera di Charlie. Quindi? Un attimo. Oh, Kate ti manda questo. Abbattere i muri, orientarsi nel labirinto dell'ansia. È una presa per il culo. Penserà che possa aiutarti a gestire lo stress? Proprio per niente. Non sono stressato, ok? Ti sembro stressato, cazzo? Ero retorico. I tuoi biglietti sono venuti bene. Ah, sì. Il rilievo fa una gran bella differenza. Agli anziani piacciono queste cose. Del mestiere. Anziani del mestiere. L'ho stampato su cartoncino e messo un logo argentato. Ah, okay. Cavolo. Avrei dovuto darne uno al signor Dumet. Non c'è più il libro? Le hai trovate? Beh, lui no. Ha la skill, no? Dell'apertura delle serrature. Gesù. Procedi con metodo. Beh, ovviamente siamo comunque smettila, i registi. Smettila di rovistare come una matta. E procedi con ordine, su. Mi piace come contesto. Oh, The Obolus. The Obolus. Di Obolai. È il triplo Obolus da tre? ormai. Ormai siamo abituati, ma ogni volta mi fa ridere. Allora. Lei sta andando di qua, quindi io vado di qua. Girare film. Cambiamo. Questo lo può aprire, no? Sì, lui, no? Non lo posso aprire. Bravo, zio. Il biglietto da visita diventa la nostra Grimaldello. Ok. Buono. Mai funzionato una cosa del genere? Sì, impossibile. Allora, abbiamo cartolina. Stink! Aia! Signor Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Grazie di aver scelto Twilight Eclipse. The Montgomery Road. Un libro di merda. E volevo dire, come residenza per sua madre. Lucinda si è già ambientata meravigliosamente. Ok. E poi... Morendo male, ovviamente. Ok, quindi indizio. Direi che stiamo andando abbastanza bene. Però dobbiamo capire ora dove andare. Ah, dobbiamo dove trovare tornare la nostra alla sigaretta. Ok. Bene. Questa apertura mi ricorda Ehi, Resident forse Evil. Forse Dumet è nell'ufficio sul retro. Puoi chiedere a lui delle sigarette. Sì, che c'è lo stacco e Bravo. Compari diversamente. Vediamo qua se c'è qualcosa. No. No. Qua. Chiuso, quindi per forza di qua. Le porte sono... Ok, va bene. Quindi queste con la chiave non possiamo... Lo sapevo io. Cioè, è lui. Che diavolo è? Hanno suonato? Andiamo a sentire i clienti. Ehi, ragazzi. Ma chi ha suonato? Non vedo nessuno. Vedo una chiave. Jackpot! Hey. Jackpot! Ecco la chiave. Il jackpot è il bar. Eh beh, per forza, dai.
Quindi possiamo andare ad aprire. Ma lei? Dove è andata? Sempre così nei film, no? No, è rimasta là. No, è sbagliata lì. Il companion. Ok. Ci hanno dato la chiave. Che cosa strana. Chissà chi l'avrà mai lasciata. Oddio, non mi faccio nessuna domanda. Non me, non me le faccio le domande. No, non l'ho vista. È normale. Porca puttana lurida. The Bug. Ah, carino. Che ne dici carino. Se vado a cercare un negozio di souvenir? Oggi ho già avuto un attacco d'asma e tutta questa polvere è proprio quello che dovrei evitare. Potrebbe avere siamo su una maledetta isola, ma dove diavolo vai? Va a cercarla nei cadaveri. Bar alla Shiny è fantastico. No, ho manco visto. Di Manicaino. Wow, un animatrone. Fantastico. Cosa desidera, signor Dumet? Vorrei un pacchetto di sigarette. Delle sigarette, per favore. Ehi là? Un pacchetto di sigarette. Troppo bello per essere vero, fa niente. Grazie, barista robot. Certo, signore, al suo servizio. Non ci credo, cazzo. Bellissimo. Lo sai che mi ricorda? Grazie mille, mio amico Autom. Mi ricorda la serie che hanno cancellato su Netflix, molto cyberpunk. Bellissimo. Come si chiamava? Non me la ricordo. Che lui entrava, era la sua base, quell'albergo con tutte quelle mitragliatrici, esatto. Che diavolo era? Non mi ricordo il nome, cavolo. Ho capito, il primo Carbon. Bravo, la prima serie di Carbon stata fatta dall'attore che aveva fatto il film di Robocop, poi tra l'altro. Sì, esatto, che tra l'altro non era male lui, mi era piaciuto. Altered Carbon, se non sbaglio. Esatto, Altered Carbon. Che tra l'altro la prima stagione non era per niente male. Allora, la seconda mi ha fatto cagare. La seconda è inguardabile. Vieni da papà. Moglie spara. No. Ehi. Al volo, non possiamo stare senza Sigaretz. No, ti prego, andiamo. No. Maledetta automa. Bastardo. Spacchiamogli un braccio e usiamolo come piede di puerco. Comunque qua era... Questa e ti ricordi ancora Scorn? Esatto. Quello non l'hai esaminato? Sì, l'avevo esaminato mentre parlavamo di Altered Carbon. Ah, no, non me lo ricordo. Oh, sì. Vabbè, sì, il labiale proprio... Porco Dinci. No. È Dumet, te lo dico. Cioè no, Dumet non è. No, brutto pezzo di merda, non puoi farmi questo. Mo c'è là dietro. No, è uno dei nostri. Vecchio rottame. Dammi le forze. Dammi le sigarette. Dannato. Oh. Ok. Girati. Ora vado a chiamare il mio tecnico e ti faccio aprire come una scatoletta. Ehi, Charlie! Ma... Sì? Sono ancora al bar. Penso sia ora di cena. Dovremmo radunare gli altri. Sì, arrivo. Non è Ma tornerò per te con una cazzo di spranga. Sei solo qui dentro? Chi c'è dietro il bancone? Cosa... Nessuna risposta. Come ha fatto a sparire quella persona, scusami? Perché c'hai i cunicoli. C'hai i cuniculi. Camera di Marche. Ehi, ho avuto un'idea per l'introduzione. Vuoi girare? Sì, se portiamo a casa la scena, forse Charlie la smette di riscrivere tutte le mie proposte. Sì. Ok, certo. Fammi pulire un po' di ottiche. Un secondo e preparo tutto. Dovrei credere che niente abbia quell'espressione? Sì. Quanto vuoi pulire quell'obiettivo? Sto solo preparando. Ah, sì? Sì. Sto preparando. Dettagli, Mark. Sto solo preparando. Corri un rischio per una volta e fai... Ti sei lamentato per una settimana prima di rifiutare quell'offerta di lavoro solo perché avresti dovuto prendere un treno in più.
Maschiettezza. Non era il lavoro giusto. Non era giusto. Il lavoro giusto. Il treno è stata una conferma. Un po' poco. Non ci credo. Puoi anche non crederci. Dai, giriamo questa scena. Usiamo la luce naturale, facciamo da soli. La lobby aveva un lucernario. Non ricordo. Basta che appaia decente. Buono. Tu sei perfetta sotto ogni luce. Madonna. Ah, è vero, perché loro avevano una mezza storia, almeno. Vabbè, per dai. Quanto mi riguarda. Sei perfetta in ogni quanto luce. Riguarda lui. Tranquilla. Cerchi di addolcirmi? Sì. Funziona. Un pochino. Va bene. Mark, perché fai credere a tutti che ti ho mollato io? Se Jamie sapesse la verità, mi darebbe tregua. Forse lo danno per scontato. Non so se sia adorabile o egoista. O entrambe. Siamo quasi all'ora d'oro, andiamo. All'ora d'oro. Sì, emozione. Sì. È quasi l'ora d'oro. Troveremo un buon posto. Non capisco perché voi fotografi la chiamiate così. Durerà forse 15 minuti. Sì, ma solo se non si ha un buon riflettore. 15 minuti. Non uno di più. Forse dovremmo aggiungere anche questo argomento alla lista di... Oh, merda. Che diavolo è? Già. Merda. La stanza di... Mamma mia, di... Visto che domani non potremo, a te va bene se passo a prendere autopsia, le mie cose? Autopsia, porco Giuda. Sì, mentre io guardo questa cosa che continuano i dialoghi... Sì, lo so, purtroppo... Vabbè. No, non si chiedono. Oddio, una stanza delle torture in un hotel. Ma come mai? L'ha fatta Ubisoft. Mica via, guarda un po' bene. Oh! The Assassin! Allora. Questo è un indizio. Questa è un'altra barca che esplode. Gnao. Erin e Charlie, dove diavolo andate? C'era tempesta fuori. Stanno a scappare male. No, non mi sembravano però. Non mi sembrava che... Insieme, no. Capito? Stanno insieme. Quindi noi dobbiamo rimanere insieme. O dobbiamo separarli. Non l'ho mai capita questa no, cosa. No, quelli sono suggerimenti. No. Cazzo, dobbiamo stare insieme. Dove siamo? Allora. Se Dumet ci trovasse... Che demonio! Merda! Che cazzo di paura! Fantastica questa. Ah, questa è... Dove c'era la bambina? Bravo. Si incazza parecchio se non rispetti le sue regole. Oh, sì? E quando lei... Glielo ci ha tolto i telefoni come gli adolescenti. Sì, però... Ma non l'hai visto? Ma perché non ti chiedi Yellow Man che cazzo... Yellow Man? Che diavolo è? Ma non l'ha visto. L'abbiamo visto noi, ma non lui. Non ci credo che non l'ha visto. Che palle. The Squarcio. Un po' più lento, Non ti preoccupare. Non abbiamo fretta. Sai, le scale sono un po'... Un po' marce. Potrebbero sbriciolarsi da un momento all'altro. Vedi, il movimento che è già stato fatto. Oppure i segni li lasciamo noi. No, è già stato fatto. Quindi vuol dire che altre vittime hanno giocato a questo gioco. Vedi? Segni sul parquet. Era già stato testato, secondo Bravo. Me. Abbiamo la nostra chiave. Fantastico, il bar? The Balcony. Balcony. Ok, la balconeta. Però mi farei due domande su quel tipo di stanza, sì. Effettivamente. Sì, me le farei anch'io, ma più di una. Cioè, mi farei anzi la domanda, ma perché non ce ne andiamo? Sarà un attimo buggato sulla porta prima dell'interazione. Ok, lei è rimasta immobilizzata. Manca qualcosa di reale, capito? Perché poi la situazione adesso è realistica, no? Manca quell'interazione di reale, no? Che è classica poi alla fine di film horror, insomma, non è che possiamo... Beh, vabbè, ricordiamo sempre che la Dark Pictures è una sorta di middle budget, come operazione commerciale. Sì, non... però sei in House of Ashes, per quanto è ridicolo la cosa dei vampiri. Alto, dai. Sì, dillo un po' alle mie vertigini. Non è così esagerato. Che loro erano militari, se ne rendono conto. La storia fila liscia, no? Sì, quello è vero. Aspetta. Qua mi sa che succede qualcosa. Pensavo che si fretta. Preoccuparti. No, vabbè. Si sta truccando, non ho capito. Non dire nulla. Vabbè, incoraggiamento, dai. Di che ti preoccupi? No, non dire nulla loro, è la mia. È la mia opzione. Sei una bomba, come sempre. Vabbè, basta, è bomba, perché dopo the il terzo adulation. Abbiamo durato parecchio. No!
oggetti appartenenti alle vittime. Come le vittime? Ah, giusto, sì, è vero. Beh, certo, sono proprio loro, cioè la nostra vittima, lei. Sì, era Marie e lui, non mi ricordo come si chiama, del prologo. Non mi ricordo. Kate, vieni qua. Il suo cappello. Di chi? Di Richard. The Trap. Hey! Cazzo! Madonna mia. Stai bene? No. Porca puttana, mi sono tossicato. Cazzo, sono sbucato fuori dal nulla. C'è la droga. Stavo tirando su con la cicca. Maledizione. No. Oh. Porca puttana, Luria. Visto? Che cos'è? Una specie di animatrone? Sì, è piuttosto inquietante. Non ti può far niente. Eri terrorizzata. E tu lo eri anche di più. Mortacci tua. Cazzo, Charlie, sì. Sono le 8. Ora di cena. Cavolo, non abbiamo girato. C'è ancora tempo. Coraggio, non facciamo aspettare Charlie o non sapremo come finirà. Lei è pronta. Cazzo, sta cucendo. Ah. Nuovo volto? Charlie, ok. Ragazzi? Ma... Ristorante? La domanda è... Perché è tutto così vuoto? Cioè, non ve la fate, esatto, la domanda. Esatto. Ma chi cucina? Chi vi ha cucinato? Che cazzo? Che dite? Verso del vino? Oh, qua. Sì, ti prego. Quale vino? Qualcuno ha visto Dumet? Non lo aspettiamo? Versa, Mark. Perché non dovrebbe presentarsi alla sua cena? Direi rassicurazione. Un po' di pazienza, dai. Un po' di pazienza. Siamo appena arrivati. Diamogli del tempo. Che è scappato. Casa sua. Sarà svanito nel nulla come tutte le altre fonti della Lonnit Entertainment. Kate, dai. Ehi là! Ma dov'è invece, signor l'amica? Dumet! A tavola! Non è ancora tornata. Signor Dumet, le dona molto il nuovo taglio. L'amica di lei, dico, dov'è? Che sì. Dumet. Ah, ecco. No, non si farà vedere. Ma... perché ecco, infatti lei l'aveva visto scappare. Avrà letto quello che hai twittato dalla sua limousine. Ma io non... Di che parli, Jamie? Se n'è andato con il traghetto. Come? Quando? Appena saliti nelle camere. È andato? Sicura? No. Ti sbagli. So bene quel che ho visto. Perché andarsene? Ma non ha alcun senso. Invece ce l'ha. Brutti idioti. Molto di fretta. Alle fate della post-produzione e ai piani di Charlie. Fate un vino giallo del signor Dumet. Famoso vino giallo. Da anni. Belle però queste inquadrature, però. Okay, io bellissime, lui ha fatto benissimo. Giuro. So di essere bersaglio della vostra ironia e che fa parte del mio sto ruolo. Sto per morire. Questa famiglia. Mi sta soffocando Mark Holmes. E Jamie... Voi due da soli lavorate... A Mark abbiamo preso 10. Il bonus. E Kate, nonostante i litigi, tu del programma sei l'anima. Grande. Tu catturi il pubblico. Buono. Sei ripreso un botto, Charlie. Un apprezzo, vabbè, meschinità, ma è la nostra nuova recluta, Erin. Saremmo persi senza te. Bisogna essere coesi, madonna mia. Piccolo dettaglio. Non posso più parlare. Dio santissimo. Vi ringrazio. Tra liquidi e caramelle per la gola stai a fare l'impasto di Scorn. Salute. Prosit. Maselov. Ma che era? Ma è russa lei? Con quello che c'è qui, lo show farà un salto di qualità. Ah, Erin da sola. Dovremmo iniziare qua, eh? Eh? Ehi là? Oh madonna. Ragazzi, siete voi? Merda. Le camere dall'altra ala del castello, praticamente. Che è quello? Un microfono? Questo è per l'audio. No, pesante sta cosa, raga. Bello quel momento di telecamera, eh? Veramente tetro. Ah.
Con questo strumento puoi praticamente sentire in maniera molto amplificata, quindi... Porca puttana. Oddio, sta piangendo. Merda. Questa è una cosa di un'ansia incredibile, mi è passata la tosse. Di un tetro allucinante. Ah, il cane. Ma che cane? È un cane, oh. No. Dici? Che cos'è su quella scatola? Che diavolo era? Aspetta, abbiamo una previsione. Sì. Previsione fatta da corpi umani, no? Da libri di anatomia. Ecco. Porca puttana. Perfetto. E lei muore all'esterno. Fantastico proprio. Un indizio di merda. Ma dai, ma è appena iniziato. Sì, vabbè. Porca puttana, ottimo. Ottimo, bella cosa, bella idea. Ma porca puttana. Madonna. Speriamo che non è morta di paura lei. Sto cacando sotto. Ma entra nelle porte però. Non puoi capire il sound. Ecco. Sì, le tagliole. Porca puttana. Dovevamo correre da un'ora e mezza, ma tu non lo sapevi. Questa è la canzone. Brava. Brava. La canzone. Non entrerei, però. Più paurosa. Ma si può non entrare, ragazzi, per non morire? Non lo so. Per un paio di stanze forse erano aperte. Non credo proprio. Dici di fare, io farei una prova. Tanto se, ecco. Perfetto. Si è chiuso il muro. Va bene, ragazzi, andiamo a morire? Questa è la canzoncina della... di qui qua. Porca puttana. Questa è veramente solo, ragazzi. Che diavolo. The Manicaino! Ciao! Vogliamo fare un gioco? Ma che madonna santa, dai! Cosa? È qua che muore! Lei è rimasta lì? Porca puttana, era come l'indizio! Dobbiamo salvarla! Ecco, siamo fulminati! Sta male così! Interruttori. Bene, dobbiamo raggiungere Erin, la nostra compagna di vita. Cavo rosso è dove andare. È sempre la strada giusta. Bravo. Ripristina la corrente. Abbiamo solo la luce. Sono in uno sgabuzzino buio in un hotel da incubo su un'isola degli orrori per girare un documentario sui serial killer da sola e anche disarmata. Porca puttana, che devi mettere il numero della stanza. Le scelte, Jamie. Impara a scegliere. Com'era? 0178, così te la butti là. Allora, vediamo un attimo. Goditi i tuoi cimeli, amico. Ben Killer Fernalia. Killer Fernalia, asta online per cimeli di serial killer. Indirizzo di spedizione stampato sull'etichetta. Numero d'ordine 174.000 dollari per il cappello originale. 24.000. 1741, ricordiamocelo, non si sa mai. Qua abbiamo bottiglie di birra. Birra e bevute da poco, eh. Ah, il teatro. Il teatro all'interno dell'albergo. Mo si chiude. Pianoforte. Ecco. Adesso fai partire il teatro con quello, eh? Vabbè, il numero è sulle scale al volo, eccolo là sopra. No, 0180. È cambiato però. 0180, sì che però provalo e andiamocene. Cioè proseguiamo per quella porta. Eh sì.
0180 l'apertura, no? 0451. Non l'avevi letto, non l'avevi letto. No. 0451 0 4 deve essere 5, lui per forza. 1. Ok. Un codice senza senso però lì, eh. Grazie a Dio. Qualcosa di questo ancora. Secolo. Ancora. Beh, questo è il genere tuo, quindi di questo personaggio. Di fare il solito giro. Allora. Allora. Wow. Bravo. Wow. Ok. Si è acceso tutto. Tutto ripreso. Perfettamente. Torna alla lobby. Il problema è... Il problema è uno. Devi accendere il teatro. Attenzione. Attenzione. Grave allerta meteo per temporale. Lo accendo il teatro, ragazzi. Forti venti e piogge intense. Io non so se accenderlo. Intanto vediamo se questo si attiva. Non è che riprende così. Ma che è? Oh. No. Il teatro è pesante. Vuoi ripassare da dietro e tornare in camera? Ma non posso. Ma che è? Oh. Vabbè, ciao, me ne vado. Come andiamo, Jamie? Me ne sono andato proprio qualche ampiamente, problema elettrico, ragazzi. Ma ci siamo quasi. È fantastico. Sembrano a gas. Se avessi dell'alluminio potrei riprodurre il tremolio. Così va bene. Dovrò aggiustarmi quando Kate entrerà in scena, ma è questione di pochi minuti. Grazie per quello che hai detto a cena. Dove sono gli altri? Dove sono gli altri? Dove sono gli altri? Beh, se sono furbi, stanno scendendo di corsa ora. Ho quasi finito. Poi posso andare a cercarli. Che oh, cazzo! Ah, era l'urlo di lei. Sì. Dai, che stanno tornando su. Ehi, aiuto! Qualcuno mi aiuti! Non vedo niente! Ehi! Ragazzi, vi prego! Perrin. La porta non si apre, istruzioni, tiratemi fuori. Fatemi uscire di qui! Non vedo niente! La porta è bloccata! Sfondatela! Non si muove! Faccio io. Ah, lei c'ha l'asma. Sì. Mo devo fa. Tranquilla, siamo qui. Non sei ferita, vero? Mi serve l'inalatore. Certo. Mi serve l'inalatore. Merda. Ho un attacco d'asma. Qual è la tua camera? Presto! Parli, la tua camera? Dopo la mia, nel corridoio, dopo la tua. Erin, ora vado. Cerca di fare le cose. Ma non stava là davanti la camera? Mamma mia, veramente. Il corridoio dopo la tua? Ma questa che è fumo, che polvere. Siamo qui, Erin. Prova a mantenere la calma. Ehi, contiamo insieme. 1, 2, 3. Inspira. 1, 2, 3. Inspira. Dobbiamo tirare giù questa porta. Ehi! Non riesco. Cercate qualcosa per abbatterla. Io e Mark proviamo a forzarla. Cazzo. Porco Dio. Mo' sceso. È sceso, te lo dico. No. 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 Mo' mi killa. Bene, Erin, sei sopravvissuta abbastanza. C'è qualcuno qui. Ehi, ragazzi, c'è qualcuno qui.
qui con me. Oddio. Cazzo. Dalla lamina. Ah, the inhalator. Non lo prendere, non lo prendere. Lei c'ha il pomello. Attacca o prendi? Lei c'ha il pomello, la devi attaccare. Devo attaccarla? Aspetta. Devo attaccarla. Però sicuramente muore. Attaccala. Tipo con la mano, stronzo. Aia! Merda. Sapevo. Non potevamo prendere Nina dall'autore. Ti infilo. Ti ha fizzato, merda. Ma non gli fa niente, mi dispiace. Siamo morte, siamo morte. Poi ce lo infila lui. Ah, ecco qua. Siamo morte, l'abbiamo ammazzata. Aiuto. Cazzo. L'abbiamo ammazzata, è la nostra prima vittima, ragazzi. Ci uccide con un microfono, non possiamo morire con un microfono. Mannaggia la puttana. Il microfono in gola, no. La nostra prima vittima, ragazzi. Finiremo il gioco killandoli tutti. Ah! Vabbè. Porte blindate. Lo sapevo che dovevamo prendere l'inalatore. Ma che mi hai detto attacca? Che cazzo stai a dire? No, colpa tua. Ma non si può prendere l'inalatore con un killer davanti, capito? Cioè, è ridicolo. E invece bisogna pensare come sono. Non c'è. Ovviamente. Ma non c'è nessuno. Dov'è finita? Io non... Manco il sangue. Avrà trovato un'uscita. Ci sarà un'altra porta o qualche botola. Un'uscita? È un ripostiglio, Charlie. È andata così, ragazzi. La nostra prima vittima. La nostra prima vittima. Ma è un titolo che è difficile che non muore qualcuno, eh. Ce l'abbiamo fatta. A volte ce la facciamo. Oh, The Curator. The Curatore. Eccoti qua. Chissà come reagirà Jamie alla notizia. Proprio quando stavano iniziando a rivelare i propri sentimenti. Dove sarà andato il padrone di casa, Mr. Dumet? Sembra proprio che abbia lasciato l'isola. Che scortesia, non trattenersi per cena. Charlie è riuscito. Ti fanno rosicare queste cose, però fanno parte del gioco. Fanno parte del gioco. Che d'ora in poi le insidie non mancheranno. Io posso solo osservare. E a volte può risultare frustrante. Per certi versi ti invidio. Io annoto solo gli eventi. Tu puoi plasmarli. Bella sta frase. Torniamo a dove eravamo rimasti, prima che uno dei nostri amici si metta nei guai con le sue mani. Ebbene sì. Ma porca la puttana, guarda, io lo sapevo. Ebbene sì. Killata da... Killata... Ha infilato un pomello di microfono. Allora, il concetto qual è? Che bisogna rimanere freddi e pensare e ragionare sul fatto che lui effettivamente non aveva un'arma in mano. Aveva solo l'inalatore. Noi avevamo quel cazzo di coso. Questa è una cazzata, dai. Non era veramente palese che abbiamo sbagliato. E quindi lì dovevamo ragionare sul fatto che venivamo killati da una sorta di coltello. Certo, non immaginavo che quell'affare avesse una cosa affilata, sinceramente. Io pensavo che lo sbattesse in faccia. No, ce l'ha piantato praticamente in gola attraverso quel pomello. Il microfono è entrato dalla potenza, quindi... Cioè, il pomello non pensavo neanche fosse una cosa affilata, cioè, capito? Sì, è un pungolo, diciamo, una cosa appuntita che però gliel'abbiamo piantata un paio di volte e lui non ha fiatato, quindi... Quindi un cazzo. Quindi abbiamo la nostra prima vittima. La prima di una lunga serie. La prima di una lunga serie, immagino. Ti dirò, da regista avrei scelto Erin morire male come prima vittima. Proprio da regista, io personale. Quindi comunque rientriamo nel film. Stiamo facendo un buon film. Erin doveva morire. Perché noi ci dobbiamo basare sempre sulla nostra capacità registica nel gioco. E quindi in questo caso ci piace questa morte. E l'abbiamo portata avanti perché noi volevamo questo. In realtà, certo. Comunque, ragazzi, fateci sapere ovviamente come sta andando la vostra run, senza ovviamente spoilerare nulla. Noi stiamo andando alla grande merda, stiamo andando di merda male. Erin è già esplosa. Però riusciremo forse a salvare le altre quattro persone
sono 4 rimasti, 3, 4, 4, no, 3, 1, 2, 3, no, 4, 5 in tutto, esatto, lo scopriremo solo qui, su Parliamo Nerd, nel nostro terzo episodio. Che cosa accadrà non lo sappiamo neanche noi, quindi mettete un bel mi piace, un bel pollice in su, condividete questo cazzo di video, questa cazzo di run, e soprattutto, soprattutto, iscrivetevi al canale cliccando sul campanaccio per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video in uscita, e noi ci rivediamo a un prossimo video. Ciao ragazzi. Alla prossima.